Correttamente la mascherina per tutta la durata della spesa. Grazie. Come va il documentario? Ho visto che stai usando il Super 8. Sì, volevo fare una cosa innovativa. Poi non ho visto altri che facevano roba simile, quindi ho voluto provare. Sto documentando degli avvistamenti avvenuti in zona e ci sono questi disegni amatoriali che hanno fatto coloro che l'hanno avvistato. Sai che mi fa pensare? Al Mothman, l'uomo falena. Gli avvistamenti sono stati lì in West Virginia, ma non sono tutti gli avvistamenti. Le persone credono che alcune credono che sia semplicemente una creatura tipo, non so, il Bigfoot, ma molta altra gente in realtà crede che l'uomo falena non sia veramente una creatura, sia semplicemente un'entità che viaggia come su un'altra frequenza e che la maggior parte degli avvistamenti sono stati prima di alcune catastrofi, come se la frequenza a cui viaggiasse diventasse più potente prima di una catastrofe. E poi c'è la storia dell'universo della Luna, o delle Lune. È un universo parallelo in cui chi riesce ad entrare e ad uscire ha la possibilità di esprimere come un desiderio, se non sbaglio. C'è un modo per entrarci, in realtà ci sono diversi modi, ma l'unico per far entrare più persone sembrerebbe essere tramite un canale della televisione. Una volta entrati, una volta trovata una via d'accesso a questo universo, basterebbe seguire un percorso stabilito, delle regole stabilite, che ora non ricordo, come diverse fasi, e una volta superate tutte le fasi, se si esce vivi da lì, si ha la possibilità di esprimere un desiderio. L'unica fase che ricordo in realtà è l'ultima, è la fase della Luna.
In quella fase l'unica cosa che bisogna fare è correre verso l'uscita per tornare indietro. E in base al colore della luna bisogna agire in modo diverso. Se ad esempio la luna è verde, ci basterà correre verso l'uscita. E se la luna per esempio è viola, l'unica cosa che ci basta fare è non guardare dietro. Non dobbiamo guardarci dietro e correre verso l'uscita. Invece se la luna è rossa, non c'è più una via d'uscita. È finita lì. E questo che c'entra col mantra? Il demone che è a guardia dell'uscita si dice sia il Mothman. Sai, molti di noi che magari escono fuori vogliono che queste cose esistano, o anzi vanno alla ricerca magari con macchine fotografiche o altro. E il punto è, noi desideriamo che queste cose esistano, ma una volta che le abbiamo viste, ci siamo accertati che esistono, che facciamo?